Leggiamo questa mattina dalla seconda epistola ai Corinzi, capitolo 3, versetto 18. A viso scoperto, contemplando come in uno specchio la gloria del Signore, siamo trasformati nella sua stessa immagine, di gloria in gloria, secondo l'azione del Signore, che è lo Spirito. E ancora Evangelo di Giovanni, capitolo 15, versetti 1 e 2. Gesù disse: «Io sono la vera vite, e il Padre mio è il vignaiuolo. Ogni tralcio che dà frutto lo pota affinché ne dia di più. Togliete tutto ciò che non gli somiglia». Quando si chiese a Michelangelo quale metodo avesse utilizzato per scolpire la statua del Mosè, rispose: «Si prende un grosso blocco di marmo e si toglie via tutto ciò che non rassomiglia a Mosè». Quando ci avviciniamo alla fede, all'inizio siamo come dei blocchi di marmo informi, pietre grezze estratte da una cava. Ma Dio non vuole che restiamo così. Egli desidera che assomigliamo sempre più al Signore Gesù, per farci progredire verso colui che è il nostro perfetto e unico modello, toglie via da noi tutto ciò che non assomiglia a Lui. Per imitare Cristo dobbiamo vivere per mezzo del Suo Spirito, nell'amore e nell'ubbidienza, dipendendo da Lui e traendo da Lui le energie spirituali, proprio come un tralcio di vite che vive della linfa che trae dal ceppo. Infatti ogni cristiano possiede una nuova vita proveniente da quella di Cristo risuscitato. Imparare a somigliare a Cristo significa intraprendere un cammino che dura fino alla fine della vita. La crescita è progressiva, un passo alla volta, ma Dio è paziente. Accettiamo che ci modelli e ci trasformi secondo il suo pensiero. Che il Signore ci benedica.